1 Catch Me Boss, 2 Clio, 3 Cante Chico, 4 Corrini USM, 5 Corvo Nero Font, 6 Corri Via Font, 7 Conquistador B. In seconda fila 8 Celeste Zen, 9 Cacerola, 10 Carlo Ferm, 11 Cinzia degli Ulivi, 12 Carlino Weiss L. Settima corsa di Palermo in pista discreta, indigene di 4 anni, pronostico in bilico fra il 10 Carlo Ferm ed il 9 di Cacerola, stacco della macchina, si parte. Lancio subito molto combattuto con Clio che prova a scavalcare Catch Me Boss e vi riesce in questo momento. Al suo esterno c'è Corinne USM che numero a sua 5 volta è squalificato strada, mentre avanza anche Corri Via numero Font. 7 è squalificato. Nel frattempo c'è l'errore, la squalifica per Conquistador B. Corinne USM perfeziona il sorpasso e al paletto dei 200 metri raggiunto in 13.6 è al comando nei confronti di Clio e del numero 1 Catch Me Boss. Per linee esterne prova subito a farsi avanti in terza ruota, addirittura Cacerola che viene contrastata ma punta decisa in avanti, scavalca Corri Via Font e chiede strada a Corrini USM che potrebbe anche dargliela, perché Corrini USM è una cavalla che in testa non sempre ha reso al massimo. 44.8 da 1.14.7 i primi 600 metri con Cacerola di fuori a Corrini USM, mentre Carlo Ferm ha preso la terza paria dietro Corri Via Font che a sua volta segue Cacerola. 15.2 questo paletto, un minuto spaccato da 1.15 i primi 800 metri con Cacerola che traccheggia un po' al largo di Corinne USM, con Clio a seguire a steccato, gli altri per linee esterne. C'è una puntata esterna di Carlino Weiss mentre è ancora in attesa Carlo Ferm che punta sul suo spunto finale. Nel frattempo 15.7 numero 12 squalificato e sicuramente adesso si accelera sulla resta di fronte. 14.3 e adesso Giuseppe Cordova va in terza ruota numero con 3 Carlo squalificato Ferm per chiedere l'ultimo scatto. Corrini USM ancora al comando, Cacerola di fuori, stenta al momento a progredire Carlo Ferm anche perché la curva è stata passata in 14.8, resta d'arrivo. Corrini USM accusa il solito calo, arriva molto bene Clio al largo di tutti. Carlo Ferm passa Cacerola e viene a vincere molto bene nei confronti di Clio, mentre molto stretta la foto per il terzo posto. Si è rivista una Cacerola con la C super maiuscola, 1.14.8 partenza e arrivo di fuori, Gasparo Loverdi al doppio in giornata, i colori sono della signora Enea Celestina, ottima seconda Clio, mentre per il terzo posto probabilmente Corri Via Font è riuscita a sfuggire di misura a Carlo Ferm che ha corso tutto sommato abbastanza bene, ma si è scontrato con un finale molto veloce, 43.9 gli ultimi 600 metri e recuperare era molto difficile. Gasparo Loverde invece è stato perfetto nella sua distribuzione dei parziali, anche perché sapeva che Corrini USM in testa non ci sa correre ed infatti in arrivo è crollata come spesso le è accaduto in questo schema. Cacerola la gran vittoria, buon secondo posto di una attenta e positiva Clio, mentre per il terzo posto, lo ripetiamo, le immagini sembrano dare ragione di misura al 6 di Corri Via Font nei confronti del 10 di Carlo Ferm. Dunque 9-2-6 l'ordine d'arrivo, naturalmente da confermare, della settima corsa di Palermo.